Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Undertale, signori, decimo episodio. La storia inizia a farsi particolare perché noi siamo diventati migliori amici di Papyrus, però Papyrus mi sa che ci sta giocando qualche tiro strano, perché l'altro giorno siamo rimasti che l'abbiamo visto parlare con Odin, se non sbaglio, e c'è qualcosa che non mi torna. Intanto io vi ringrazio tantissimo per l'episodio precedente, il numero 9, che è andato benissimo. Spero che questa serie continui a piacervi e continuiamo ad andare avanti anche con il vostro sostegno. Detto questo, signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E tramite i social appunto vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito mi ci trovate verso le 9, 9 e mezza. E altra cosa, guardate in descrizione al video, troverete i link sia per determinate opzioni riguardanti al canale, sia per fare un salto ai canali abbonati al mio stesso canale. Ho fatto un gioco di parole terribile, se vi va fate un salto da loro e niente signori. Detto questo, partiamo con il video e non perdiamo altro tempo. Ok, signori, che c'è sta scritto qua? Quando quattro semi di ponte si allineano nell'acqua, essi germogliano. Quando quattro semi di ponte si allineano nell'acqua, questi germinano. Ok, deduco che devo prendere sti cosi, che me lo sono messo in testa, e tirarli lì. Ok, non dovrebbe essere difficile. In teoria non dovrebbe essere difficile. È cambiata la musichetta intanto, non è più la musichetta quella carina del giochino Siamo Tutti Amici. La musichetta è cambiata. Allora, noi abbiamo due strade qui. Due strade. Questi stanno a germogliare. Perfetto. Andiamo. Vabbè, abbiamo già fatto germogliare i fiori. Andiamo dritti, signori. Vediamo cosa ci aspetta il destino. Un ponte. No! Chi cazzarola è? Aaron riflette i muscoli. Aaron mio. Guarda, ti risparmio. Non hai bisogno del costume. No, 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 no. Ma porca miseria. Ma io non ti voglio uccidere, zio. Andiamo. Fuggiamo col nostro cuoricino piccolino. Riesco a passare dal ponte? Sì, è là che c'è sta scritto. Perché non riesco a leggere? Va bene, super. Questo? Si spegne e si accende. Che è? Una luce intermittenza. Allora, stiamo calmi. Abbiamo due fiori e tre ponti. Ok. Allora. Intanto voglio andare a vedere che c'è sta scritto là, signori. Non me la prendete a male. Non me lo fa tirare! No, ma io volevo capire. Aspetta, però da qua ci posso andare. Lo tiro di qua o lo tiro di là? Aspettate un attimo. Di qua posso andare da nessuna parte? No. Di qua me ne servono di sicuro due. Per attraversare questo ponte di qua. Uno e due. E questo è senza dubbio la strada. No, sono scemo. Ma quanto sono scemo, signori? Dovevo. Se si fa un errore, i fiori di campana richiameranno i semi di ponte all'inizio. Ah, ok, per fortuna. Grazie alla campanella siamo riusciti a riportare i semi dove dovevano andare. Ok, quindi uno. Devono essere quattro che si allineano? Sì, abbiamo detto quattro che si allineano. Quindi come cazzo la faccio a farne allineare quattro? Come faccio? Quindi ne faccio allineare solamente tre. Sì, qua ne faccio allineare solamente tre. Signori, un attimo di pausa. Devo capire un attimino come cazzo la funziona sta parte. E ci vediamo fra poco. Signori, forse ho capito. Ci ho messo un poco, però ho capito. Ho fatto vari tentativi, adesso lo dovrebbero germogliare, perfetto. E noi dovremmo riuscire a passare così. Sì, ci siamo riusciti. Drin. Pronto, sono Papyrus. Come ho avuto questo numero? È stato facile. Ho composto ogni numero in sequenza cercando il tuo. Ma dai! Allora, cosa indossi? Lo so, chiedo per un'amica. Ma come chiedo per un'amica? Pensavo di averti visto con un cerotto schifoso. È vero? Indossi un cerotto schifoso. Cosa rispondi? Ho un cerotto schifoso. Sì, c'ho un cerotto schifoso. Quindi porto un cerotto schifoso. Capito. Ammicca, ammicca. Buona giornata. Click. Tutti pazzi. Entriamo nella caverna. Oh, i fiori che parlano. Molto tempo fa i mostri sussurravano i desideri alle stelle del cielo. Se speravi con tutto il cuore il desiderio si sarebbe avverato. Ora abbiamo soltanto queste pietre scintillanti sul soffitto. Sala dei desideri. Ok. Migliaia di persone che desiderano non posso avere torto. Sarà il re a provarlo.
Dai, sorellina, esprimi un desiderio. No, dobbiamo lottare di nuovo. Ma che cosa vuole questo? No, via, scappa, fuggi. Ciao, me ne vado, è stato un piacere. Desidero che un giorno mia sorella e io vedremo le vere stelle. Guardi con il telescopio? Sì, guardiamo. Guarda il muro. Guarda il muro. Che vuol dire guarda il muro? Non mi sembra niente di interessante. Perché c'è scritto guarda il muro nel... Oh. Ah, parliamo con l'ultimo fiore, signori. Ah, sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della settimana scorsa. Che cosa carina. Guarda il muro. Ma non vedo niente di strano nel muro, signori. La sala dei desideri, l'ho capito. Vabbè, continuiamo a salire. Vediamo cosa... cosa si va a fare da quel lato. Ho dato una testata e si è aperta la porta, signori. Dove cazzarola stiamo andando? Ma che cos'è? Antiche scritture coprono i muri. Riesci solo a capire le parole. La guerra fra umani e mostri. Ma di qua posso andare? Testata magica! No, qui la testata non funziona, signori. E perché gli umani attaccheranno? Attaccarono. Sembrava che non avessero proprio nulla da temere. Sono incredibilmente forti. Ci vorrebbe l'anima di quasi ogni mostro per uguagliare la forza di una singola anima umana. Gli umani hanno una debolezza. Ironicamente è la forza della loro anima. Il suo potere le permette di resistere fuori dal corpo anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, può prendergli l'anima. Un mostro con un'anima umana, una bestia orribile dai poteri misteriosi. È l'illustrazione di una strana creatura. Questo disegno ha qualcosa di molto inquietante. Ma quale disegno? Ma qui non si va da nessun'altra parte. Stiamo fluttuando su una... No, stiamo camminando su una barchetta che... No! Siamo rimasti bloccati qua, non posso più tornare indietro. Oh mamma mia, quando ci sono queste inquadrature con l'ombra da dietro sta succedendo qualcosa, signori. Me lo sento, sta per succedere qualcosa. Lo sapevo io. No, 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 no. Di che stiamo a parlare? Ma che è? No, 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 no. Ma perché? Ma perché? No, 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 signori. Questa non me l'aspettavo proprio. Questa non me l'aspettavo proprio. Perché io che devo fare? Che devo fare, signori? Qualcuno mi dice cosa devo fare? Continuiamo a correre, continuiamo a correre, continuiamo a correre. Usa in Bolt, usa in Bolt. Accelerazione cosmica. No, 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 ma porca miseria. Ok, sono riuscito a schivare, ok, sono riuscito a schivare. Via, 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 via. Freghiamolo, freghiamolo, freghiamolo. Freghiamolo, 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 freghiamolo. Alto, alto. Bello così, bello. Quanto dura questa cosa? Siamo riusciti a scappare. Siamo riusciti a scappare? No, neanche per idea siamo riusciti a scappare. No, 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 no. Nasconditi, nasconditi. Nasconditi. Non mi fa più andare avanti, signori. No, è entrato anche lui nell'erba. No, 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 no. Ho paura. Mi ha dato un pugno in testa. No, ha trovato il bambino. Si è sacrificato per noi. Dove? Io non mi muovo, signori. Io non mi muovo. Io non mi muovo. Aspettate. Ok, mi posso muovere, calma. Che cazzo è successo, signori? No, no, non ho la più pallida idea. Ci siamo scontrati con Udin così. Oh, il bimbo che si è ripreso, per fortuna. Ora hai visto? Sì, tu hai sentito. Udin mi ha appena dato un pugno in testa. Toccato. No, ti ha dato un ceffone in testa. Non mi laverò mai più il viso. Ma questo è rincretinito. Cavoli, che sfortuna. Se fossi stato un pochino più a sinistra... Oi, tranquillo, sono certo che la rivedrai. Ma che fortuna, veramente. Questo cade sempre. Questo invece di stare in piedi cade sempre. Mi fate salvare, vi prego. Oh, un salvataggio, perfetto. Oh, perfetto così. Dai, signori, mamma mia. Udin quindi sa di noi e ha cercato di ucciderci, signori. Va bene, allora, io per questo video mi fermo qui. La storia si sta facendo intrigante. Siamo riusciti a scappare al primo attacco di Udin.
Però, attenzione, il nostro bimbo, il piccolo, come lo chiameremo? Il piccolo porcellino d'India. Il piccolo porcellino d'India si è sacrificato per noi e si è preso un gran bel pugno in testa. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto e fatemi sapere se dobbiamo continuare ancora questa serie. Bella raga, ciao!